Molte volte quando effettuo una visita per una rinoplastica, il paziente mi chiede se è possibile ottenere lo stesso risultato utilizzando ad esempio delle iniezioni di acido ialuronico, una tecnica nota anche come rinofiller. Bisogna precisare che le due soluzioni non sono assolutamente alternative. Quello che si può ottenere con un rinofiller è in genere una piccola e modesta correzione di un piccolo problema che nella maggior parte dei casi riguarda il dorso nasale. Tipico l'esempio di chi ha effettuato una rinoplastica e ritiene che ci sia un eccessivo profilo incavato del proprio naso e che quindi richieda una correzione di questo insellamento. Oppure pazienti che presentano in seguito a traumi una piccola irregolarità del proprio profilo nasale. Nella maggior parte dei casi però questa tecnica non è applicabile per le situazioni più comuni, che sono ad esempio quelle in cui il paziente chiede un ridimensionamento e un rimodellamento più importante di tutto il proprio profilo nasale. E quindi non è possibile effettuare questa tecnica, ma bisogna per forza ricorrere a una rinoplastica. Non bisogna infatti dimenticare che il termine rinofiller in inglese indica un riempimento e quindi non è possibile ottenere un ridimensionamento del naso utilizzando dell'acido ialuronico. Infine, un'altra importante differenza è che la rinoplastica consente di ottenere un risultato definitivo e stabile nel tempo, mentre invece il rinofiller richiede l'applicazione di acido ialuronico ogni 6-9 mesi per mantenere il risultato.